Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Gaia e immagino che voi siate qui per un bel weekend vlog, ovvero un riassunto di che cosa ho fatto durante il weekend. Spero che rimaniate soddisfatti del risultato. Sto facendo quest'intro perché mi sono resa conto che effettivamente chi non mi conosce potrebbe prendermi per pazza, perché la prima cosa che ho fatto è stata iniziare a parlare di libri e soprattutto delle letture che avevo in corso. Accenno molto brevemente ai libri che sto leggendo, perché per chi non fosse solito frequentare questo canale, di solito poi alla fine del mese faccio un bel video riassuntivo molto lungo in cui mi soffermo per bene su ogni libro, quindi non vi spaventate se mi sentite parlare abbastanza velocemente di alcune letture senza focalizzarle per bene. Ci sarà come al solito un video a tempo debito solo dedicato ai libri appunto che ho letto durante il mese di febbraio, quindi spero che possiate godervi un po' in generale come organizzo il tempo per leggere, come organizzo le mie giornate, le belle cose che ho fatto qualche weekend fa. Vi lascio al video. Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. Ho acceso la telecamera così in realtà senza controllare bene che sfondo venisse fuori, perché questa mattina mentre mi preparavo il mio cappuccino, la mia colazione, rifacevo il letto, insomma sistemavo quelle cose che si sistemano la mattina di sabato, quindi fare lavatrici e cose varie, ho finito di ascoltare in audiolibro Radici bionde di Bernardin Evaristo. Sicuramente ho bisogno di un po' di tempo per darvi la mia opinione su questo libro. Non l'ho trovato così interessante come mi aspettavo, cioè mi aspettavo davvero molto molto di più, e invece l'ho sentito un po' più debole, appunto sempre rispetto alle mie aspettative, ma anche rispetto a Ragazza donna altro, sempre suo, che io trovo nettamente migliore e più potente anche a livello di messaggio. Questo sì, c'è, però devo ragionarci su, ecco, devo ragionarci su. Comunque la prima cosa che ho fatto è andarlo a segnare sulla mia agenda, quindi ecco qua, i libri di febbraio, abbiamo i tre libri che ho letto fino adesso, ormai siamo a metà del mese, però io in questo mese ho letto davvero molto poco, e ho letto Il Conte di Montecristo, vabbè, che avevo già iniziato in realtà a gennaio, Sul mio corpo di Emily Ratajkowski, Radici bionde appena finito, e adesso insomma ne ho un altro in corso. In questi giorni vi farò vedere anche un po' che cosa sto leggendo. Vorrei che fosse un bel weekend vlog in cui vi faccio vedere insomma che cosa leggo e faccio durante questo weekend, e ero ora a questa pagina perché poi vado a segnare anche nelle mie reading challenge se ci sono dei parametri che questo libro rispetta. Non ho scelto esplicitamente questo libro perché rispettavo uno di questi parametri, ma sicuramente ne ha rispettati alcuni, quindi vado a leggere e vedo se posso inserirlo da qualche parte, partendo con la Cactus Challenge di Julie DeMar, che è questa qui. Potrei metterlo sotto un libro di cui ami la copertina, perché questa copertina è bellissima, però non so, perché ci possono essere delle copertine molto più belle che mi colpiscono molto di più, non lo so. Sì, dai, mettiamolo con la copertina. Ok, quindi ho messo la X e l'ho segnato. Magari, ecco, cambio un po' l'inquadratura. E vediamo invece, qua sicuramente qualcosa c'è. Lo metto già nel primo parametro, che è un libro che volevi leggere nel 2022, tant'è che io l'avevo già iniziato e poi l'avevo interrotto perché non era il momento giusto, però ecco, è sicuramente un libro che volevo leggere l'anno scorso, quindi già lo metto qua. Però cambio penna per scriverlo. Ecco qua, devo dire che questo iter post lettura mi piace sempre tantissimo e mi invoglia a continuare a leggere libri e insomma a scoprirne di nuovi, quindi sono contenta. Inizia bene la giornata con un libro finito e procederà con la continuazione di uno che è in corso, di cui vi parlerò a breve. Allora, vado a riporre qui il libro finito insieme agli altri tre libri conclusi questo mese. E nel mentre ho iniziato anche a installare la PlayStation su questa televisione provvisoria. Perdonate la lavatrice in sottofondo, ma ovviamente sabato mattina cosa vuoi fare se non una lavatrice? E voglio scaricare adesso un gioco. Ho appena finito di aggiornarla. Vorrei scaricare Hogwarts Legacy, che è appena uscito, e vorrei appunto
che Marco ci giocasse. L'altra alternativa era scaricare God of War Ragnarok, che è uscito un po' di mesi fa, però secondo me per giocare a quel gioco, che a me piace tantissimo, cioè non mi piace giocarci, ripeto, mi piace guardare gli altri che ci giocano, che è una cosa assurda, però vabbè, ci vuole secondo me una TV più grande, perché è un gioco molto immersivo, i paesaggi sono incredibili e bisogna proprio goderselo a tutto schermo, mentre con questa TV un po' così secondo me non ci si gode davvero il gioco. Quindi per il momento adesso vedo di scaricare Harry Potter, Hogwarts Legacy, e questa sera appunto verrà anche fratello di Marco. Io vorrei che loro ci giocassero e vorrei commentare dicendogli che sono scarsi, per poi non giocarci mai, perché sono io anche una schiappa. Ok, ID di accesso, password non corretti, però io questo mi ricordavo, maledizione. Mi sa che mi toccherà fare password smarrita, perché proprio non mi ricordo. Ok, eccomi qua, questo qui. Preordine perché? Perché preordine? Perché non c'è già? Io so che alcuni ci giocano già, come può essere? A ci picchia! Data di gioco prevista del 4 del 4, no! 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 Non va bene, non va bene! Vediamo. Eccomi qui, è passata anche l'ora di pranzo e ho cercato appunto di installare Hogwarts Legacy, però mi sono resa conto che per la PlayStation 4, che è la PlayStation che ho io, uscirà a marzo. Io pensavo fosse già uscito, visto che sapevo di alcune persone che ci giocavano, ma probabilmente è perché loro hanno la PlayStation 5. Quindi mi sa che scaricherò God of War invece, che comunque mi piace molto. Ora ho registrato alcuni contenuti per Instagram, TikTok, penso per anche dei reel qua su YouTube. Ogni volta devo sempre fare questa prendere questa decisione di capire dove pubblicare cosa e quando e come. E ora sto per fare questo piccolo e breve montaggio in verticale, interessante e piacevole. Adoro in realtà montare reel, TikTok eccetera, perché ci metto molto meno rispetto ai video su YouTube, però allo stesso tempo bisogna prendere il via per fare questo tipo di contenuto più corto, cioè bisogna proprio cambiare il proprio assetto mentale, si può dire assetto mentale, perché se si è abituati a pensare a video comunque lunghi con una durata notevole, secondo me è molto difficile proprio cambiare prospettiva e immaginarsi la stessa cosa più corta, immaginarsi cose diverse più corte, più brevi, riuscire a capire quanto è necessario dire, quanto si deve stringere, insomma è una cosa su cui mi sto esercitando ultimamente. Dopodiché, visto che è già passata l'ora di pranzo, io ho fatto già molte delle cose che devo fare oggi, penso che mi metterò a finire di registrare il reading vlog che dovrebbe andare online subito dopo questo video qui. Quindi è un reading vlog / diario di lettura totalmente dedicato a un libro solo, che è Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno, e voglio finirlo entro questi giorni, così ho finito anche quel video e sono a posto. Ora monto questo video e poi mi metto sul divano a leggere. Breve intermezzo pubblicitario perché voglio farvi vedere alcuni nuovi completi di Oceans Apart. Mi sono arrivate delle cose bellissime, super in linea con il mio stile, ma anche con le occasioni che avrò da qui ai prossimi giorni, perché mi è arrivato quello che è a tutti gli effetti quasi un completo, sempre però in linea con Oceans Apart, quindi qualcosa di più elegante per la sera, ma allo stesso tempo sportivo. Ve lo mostro meglio. Infatti si tratta dell'accoppiata giacca più tuta intera. La tuta intera è secondo me bellissima, con questi spacchi così, poi la schiena è praticamente tutta scoperta, si lega qua sopra con il laccetto e poi qua dietro con i classici gancetti da reggiseno, e poi magari tolgo la giacca e poi continuo appunto con il leggings, che è molto aderente e confortevole. Infatti, nonostante questo sia un completo decisamente più da sera, più da serata che da allenamento, rimane tutto molto morbido, molto confortevole. I tessuti, si vede che sono tessuti tecnici pensati comunque per performare, aderire bene alle forme, e questo ovviamente è un requisito che io chiedo sempre ai completi di Oceans Apart, ovvero che siano belli belli morbidi e comodi. La giacca è un po' oversize, io qui ho preso una S, ma forse era meglio un XS, anche se a me piace questa vestibilità un po' più larga. E c'è anche il suo bottone,
a pressione così. Il secondo completo che vi mostro è questo qua, e secondo me questo, oltre a essere particolare perché ha questi laccetti, così è anche in vita, è anche molto comodo perché grazie proprio a questi laccetti si può decidere di tenere magari la magliettina che funge anche da bra, infatti ha un bel sostegno qui sopra, decidere di tirarla su in questo modo e renderla un po' più particolare. Poi si può decidere con questi laccetti di fare un po' quello che si vuole, quindi un fiocco, girarseli in vita. È molto molto carino e questo è davvero tanto aderente, però come al solito molto morbido, resta molto morbida come vestibilità e secondo me è perfetto per fasciare bene tutte le forme. A questo completo si aggiunge la magliettina che adesso indosserò. Ecco qui, quanto vorrei che fosse così facile indossare i vestiti anche nella vita reale. Basta, niente. Questa è comodissima, soprattutto adesso che vado ad allenarmi, però all'inizio dell'allenamento ho sempre un po' freddo, quindi preferisco tenere su qualcosa con le maniche lunghe e poi man mano che vado avanti e mi scaldo, poi mi riesco a spogliare tranquillamente, insomma. È molto molto comodo. Tra l'altro c'è anche questa giacca, questo bomberino, molto comodo secondo me sempre per andare in palestra perché ce lo si mette così su, borsa da palestra e via, non ci si pensa più. È molto molto caldo e in questo caso il colore secondo me non rende bene in video, è un grigio tendente al viola, quindi è leggermente violaceo come, e i dettagli sono in oro. Però ecco qua, io si vede che devo ancora indossarlo perché arriva con tutte le sue protezioni che appunto si assicurano che nulla venga rovinato durante il trasporto. Ed eccolo qui, all'interno è bello foderato e insomma tiene molto molto caldo. Come al solito c'è il codice sconto che vi permette di risparmiare un po' sui vostri acquisti fatti su Oceans Apart, e in particolare questa volta c'è il 35% su tutto il sito, vi lascio il link comunque qua sotto in descrizione, con il codice LAPASINI35 e potete comprare quello che volete. Vi consiglio di prendere sempre una taglia in meno rispetto alla vostra quando dovete acquistare giacche e giubbotti. Ad esempio di questo giubbotto io vi ho mostrato la S, ma secondo me mi stava bene anche l'XS, a meno che voi non amiate come me la vestibilità oversize. A me piace proprio che le cose, soprattutto quando sono giacche, giubbotti, mi siano un po' più larghi, altrimenti se volete le cose belle ciucciate vi consiglio di considerare l'acquisto di una taglia in meno. In ogni caso sul sito trovate tutte le misure se doveste essere indecise. Buongiorno, ecco la mia colazione di oggi, yogurt con frutta e biscotti, un po' di miele eccetera, e prima però devo prendere i miei integratori. Sul fornello c'è l'acqua che bolle, mi bevo anche un bel tè. Colazione fatta e il resto della mattina me lo godo a letto a leggere, perché in realtà sono molto molto indietro con le letture. Dovrei finire nel giro di oggi barra domani questo libro per un reading vlog e sono a metà, un po' più della metà, quindi devo darci dentro e dedicare un po' di ore a questo oggi, almeno una o due credo. E poi sto leggendo anche il libro per il gruppo di lettura e vorrei terminarlo appunto entro la fine del mese, visto che poi c'è la discussione, e anche qua sono circa 400 pagine e io sono proprio all'inizio, quindi diciamo che ne approfitto di avere appunto la domenica senza altri impegni per godermi un po' anche di riposo, perché in realtà per me leggere significa anche riposarmi. E quindi bene, si dia il via a questa mattinata che combina molto bene la voglia di leggere e la necessità di farlo per diversi appunto impegni e scadenze. Allora, sono le 15. Io ho pranzato, adesso sto facendo il cappuccino, ho pranzato circa un'oretta fa, poi mi sono fatta la doccia, adesso ho i capelli bagnati e questo pomeriggio voglio finire di fare alcune cose perché poi intanto scelgo anche la cialda per il caffè, poi andrò con Marco a teatro a vedere una degustazione letteraria. In poche parole ci verrà letto un libro mentre beviamo del vino, cosa meravigliosa, e in più è anche il nostro anniversario. Mi faccio questo, se lo mette a fuoco, lo raffio, il mio preferito, sono sporca di pennarello come i bambini. Ebbene sì, io e Marco festeggiamo 4 anni insieme. Ho fatto il cappuccino con poca schiuma, cioè ho fatto il latte montato ma con poca schiuma perché mi piace proprio sentire il latte caldo più che il latte schiumoso, e questo affare lo scalda anche, quindi perfetto, ho fatto un po' un disastro ma vabbè. E quindi festeggeremo il nostro anniversario al Teatro Manzoni.
ad ascoltarci Il richiamo della foresta, letto ad alta voce appunto. Ma prima di iniziare a prepararmi, mi bevo il mio cappuccino post pranzo, anche se è passato un po' di tempo da quando ho mangiato. E già che ci sono, volevo provare questi biscotti che ho comprato ieri, i settembrini, con la confettura di fichi. Sì, dai, me li assaggio, perché no? Qua c'è ancora un po' di disordine dal pranzo. Infatti sto andando alla lavastoviglie, appena finisce metto dentro le cose che sono rimaste fuori. Però prima merendino. Truccata e pettinata, mi manca solo da cambiarmi, ma sono le 4:30 e noi dovremmo essere là alle 8, quindi c'è ancora tempo per quello. E devo ancora capire che cosa metterò. Comunque, mentre mi preparavo, sono andata avanti con Revolutionary Road, che sto anche ascoltando in audiolibro. Si presta, secondo me, questa storia ad essere ascoltata in audiolibro, più che altro perché è un po' lentina, nel senso che, come spesso capita con i romanzi americani, ci si concentra molto sulle emozioni, si fanno tante anche digressioni, non si tratta quasi mai nei romanzi americani di storie lineari che hanno proprio uno sviluppo anche incalzante, ma al contrario sono proprio storie di vita. In questo caso si tratta della vita di una coppia di coniugi, Frank e April, e si va proprio a raccontare come sono arrivati a quella che poi è una crisi, nel senso che questo libro vuole proprio indagare anche quella che è un po' la crisi del matrimonio, ma che diventa anche un po' la crisi della società americana. C'è un passaggio bellissimo che mi è piaciuto davvero tanto, che è quello in cui questa coppia si vede a cena con un'altra coppia e appunto parlano insieme di che cosa vogliono, che cosa cercano, sentendosi anche un po' migliori degli altri, perché quello che secondo me vuole mettere in luce questo libro è che alla fine si è all'interno di un sistema che ti vuole in un certo modo, e anche se tu pensi di essere migliore, diverso, andare contro questo sistema, essere un anticonformista, non fai altro che in realtà essere comunque inserito all'interno di un pattern, no? Già pensato e studiato, in quella che in questo libro viene descritta molto spesso come l'illusione, come il sogno americano anche, mi verrebbe da dire, ma in questo libro si usa spesso la parola proprio illusione. Il fatto che tu viva, in poche parole, quella che è una vita ordinaria, trascurando e nascondendo alla tua vista tutto ciò che potrebbe essere controcorrente, tutto ciò che potrebbe essere destabilizzante, deviante. Ad esempio, c'è questo passaggio in cui viene detto: è come se tutti fossero tacitamente accordati per vivere in uno stato di perenne illusione. Al diavolo la realtà. Dateci un bel po' di stradine serpeggianti e di casette dipinte di bianco, rosa e celeste. Fateci essere tutti buoni consumatori, fateci avere un bel senso di appartenenza e allevare i figli in un bagno di sentimentalismo. E tra l'altro questa cosa qua poi tornerà anche più avanti, pagina 167, in cui viene detto di nuovo: è la grande menzogna sentimentalistica piccolo borghese, la menzogna che ti ho obbligato ad accettare per tutto questo tempo. Fino a che punto ci si può illudere, mi chiedo, ti rendi conto che è roba da nevrosi? E c'è questa cosa che torna, l'illudersi, l'illusione, il pensare di poter avere una vita ordinaria, il pensare di potersi accontentare di una vita ordinaria, di un matrimonio che funziona, di avere dei figli, di avere un buon lavoro, dover essere soddisfatti di questo e non ricercare nient'altro anche. E è un libro che mi sta piacendo tantissimo. Ora io sono arrivata alla parte 2, parte seconda, pagina 172, e l'ho iniziato ieri, quindi sono andata un bel po' avanti. La cosa che un po' mi preoccupa è che sto trascurando invece questo che dovevo assolutamente finire tra oggi e domani, quindi in realtà mi va bene che mi piaccia questo libro, nel senso che sono contenta, però mi distrae un po' dalla lettura che invece dovevo finire. E che dire, io amo davvero tantissimo la narrativa americana, avrò modo sicuramente di studiarmi meglio questo testo grazie anche alla prefazione che c'è in questa edizione, ma ho notato che ci sono anche 3 postfazioni di approfondimento sull'autore e in generale su questo libro,
che mi incuriosiscono molto, e poi ovviamente ne avrò modo di parlare insieme al gruppo di lettura Le Pagaie, insieme questo mese all'American Lit Club, sia in presenza che in live su Instagram, quindi sicuramente ci sarà modo di approfondire tanto tanto questi temi, approfondire tanto tanto questo libro, e non vedo l'ora perché si presta molto, secondo me, a una discussione. E so che alcuni lo stanno trovando un po' noioso, lo so, perché è una cosa che o ti piace o non ti piace. È comunque una storia lenta, cioè è comunque una storia che riflette proprio molto su queste tematiche, tanti concetti li devi tirare fuori tu, non c'è nulla di troppo esplicito, cioè le cose non è che ti vengono spiegate, guarda che è così così così, ma sei tu un po' a dover essere anche pronto a tirar fuori, capito, argomentazioni, sentimenti, passaggi interessanti. Una cosa che piace o non piace. Invece questo secondo me è un libro che può piacere quasi a tutti. Adesso devo finirlo. Il fatto che non essendoci l'audiolibro vado un po' più lenta, anche perché questo appunto me lo leggo un po' in cartaceo, un po' in audiolibro, sono contenta. Questo invece c'è solo in cartaceo, quindi insomma devo trovare sempre il momento per sedermi e proseguire. Ci stiamo preparando per uscire, io sono vestita così, ho messo questo vestito che ho almeno da 8 anni, perché mi ricordo che l'ho comprato all'inizio delle superiori. Forse anche un po' di più, calze scure, adesso mi metto anche gli stivaletti, ho messo anche questo rossetto rosso giusto per darmi un tono e siamo pronti per andare alle nostre degustazioni letterarie. In poche parole si tratta di una rappresentazione per la quale ci offriranno del vino, quindi c'è la parte di degustazione, mentre la parte letteraria è dedicata al Richiamo della foresta di Jack London. Non vedo l'ora di scoprire com'è organizzato tutto, saremo nel foyer del Teatro Manzoni, oggi è l'anniversario di Marco, forse l'ho già detto, e quindi festeggeremo così. Buck viveva nell'assolata valle di Santa Clara, in una grande casa chiamata la residenza del giudice Miller, lontana dalla strada, semi nascosta tra gli alberi dietro i quali si poteva intravedere l'ampia e ombrosa veranda che la circondava. Da quel momento, Buck e la cassa in cui si trovava cominciarono a passare di mano in mano. Fu trasportato in un altro vagone e si scagliò selvaggiamente contro le sbarre. L'uomo, con una scure e un bastone in mano, sorrise turbo. Non vorrete mica far uscire adesso? Chiese. Allora, eccoci usciti dalle nostre degustazioni letterarie. Possiamo tirare le somme, secondo te, su quello che abbiamo ascoltato questa sera? Secondo me sì. Io voglio Buck. Buck. Allora, io voglio Buck. Io conoscevo un po' la storia di Richiamo della foresta, ovviamente, e mi ricordavo che era leggermente violenta, soprattutto se non vi piacciono in generale i libri in cui ci sono scene di violenza contro gli animali. Lasciate perdere, perché Richiamo della foresta è molto violento e ci sono scene proprio forti. Io mi sono quasi commossa a un certo punto, tra l'altro, in una scena che in realtà non era neanche triste perché era positiva, era bella, però era una di quelle commozioni proprio di quasi felicità. E in generale credo che il libro ovviamente è stato un po' ridotto, non è così breve, il tutto è durato circa un'ora e mezza, è stato ridotto un po', però comunque secondo me la storia era pressoché completa, perché io ho guardato la durata dell'audiolibro e all'incirca era sulle 2 ore, quindi fai che lui è andato un po' piano, è andato lento, è stato molto incisivo e ha creato sicuramente un'atmosfera piacevole, e dando il tempo anche alle pause, vuoi un po' perché ovviamente il libro dura di più, però comunque secondo me la storia era pressoché completa e mi è piaciuto molto in generale. Forse un po' soporifero a un certo punto, nel senso che comunque, insomma, stai tu un'ora e mezza seduto ad ascoltarti un audiolibro vivente. Secondo me, io sono abituata ad esempio a ascoltare gli audiolibri quando faccio qualcosa, non quando sono seduta, capito? Perché comunque devo tenere un po' la mente occupata anche con altro. A te com'è sembrato? Mi è piaciuto moltissimo come l'attore, adesso non so come si chiama, quella figura professionale. Diciamo, l'attore ha davvero un sentimento, un pathos in tutto quello che raccontava, molto forte, molto marcato, bravissimo, davvero bravissimo. L'accompagnamento con la chitarra elettrica dava un Sì. bellissimo ritmo anche alle scene più dinamiche, come quelle di lotta tra i cani. È vero. E
bello il concept anche di andare in questa parte un po' più piccola del teatro. Sì, alla fine, foglie. Alla fine assaggiare il vino, una bella collaborazione tra il teatro e l'ente degli sommelier lombardi. Sì. È stato davvero un bel concept. Anche a me è piaciuto. Purtroppo ci siamo persi il furore. Che hanno fatto a settembre, sì. Sì, e non lo sapevamo. Comunque ci sono tantissime altre occasioni per andarci. I libri che hanno già fatto sono un po' più noti, mentre quelli che stanno per fare sono un po' meno noti. Magari mi metto qua la locandina. Però secondo me è un buon modo anche per scoprire autrici o autori un po' più di nicchia e in generale testi un po' più di nicchia. Perché ovviamente vai a sentire Il richiamo della foresta, potrebbe essere che lo conosci già, però se vai a sentire qualcosa che per te è completamente sconosciuto è un buon modo comunque per scoprirlo. E infatti io sto valutando l'idea di andare anche altre volte, perché mi è piaciuto davvero tanto il concept, mi è piaciuto come è stato tutto organizzato, il fatto appunto che sei in un'area proprio piaccia del teatro. Vuoi andare a teatro però meno formale, meno l'idea di pomposità, se vuoi, del teatro. Sì. Che poi secondo me è un po' uno stereotipo, perché in realtà poi sì, noi andiamo sì, a teatro. Comunque penso che questa consigliato, consigliato. Esatto, molto dovete consigliato. Fare un'uscita un po' più romantica. È un po' più romantica. Cosa di diverso, potrebbe essere un buon modo di investire del tempo, sì, qualità e fare qualcosa di diverso. È vero, comunque secondo me questa ripresa